Agropoli è pronta per aprire le festività natalizie con la prima edizione di Babbo Running. Si tratta di una corsa camminata non agonistica di 2 chilometri fra le strade del centro della città agropolese, aperta a tutti e che ha una particolarità. Infatti tutti i partecipanti sono vestiti da Babbo Natale. Questa grande corsa rossa a tema natalizio, organizzata dalle associazioni Pegasus e ABC Agropoli Bene Comune, attraverserà le strade di Agropoli l'8 dicembre e partirà alle ore 9:30 da Lungomare San Marco all'altezza del Lounge Bar La Contadina e percorrerà via Risorgimento, via De Gasperi, via Piave con arrivo in piazza Vittorio Veneto. L'iscrizione è aperta davvero a tutte le persone al fine di vivere la gioia del Natale in un grande momento d'aggregazione. È possibile iscriversi al Babbo Running presso il Bar Il Buco, Bar Premier, Libreria Largo Libro e Fiori e Piante Adriana. La quota di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino agli 11 anni e comprenderà il vestito completo di Babbo Natale, un rinfresco finale, l'assistenza medica, ma soprattutto tanto divertimento. Anche le scuole di Agropoli appoggiano questa iniziativa natalizia. Infatti il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo, Bruno Bonfrisco, ha manifestato grande soddisfazione per un progetto originale come Babbo Running e ha inoltrato l'invito a partecipare non solo ai giovani, ma ha chiesto anche ai genitori di essere presenti e di partecipare insieme ai propri figli alla corsa per divertirsi e vivere tutti insieme lo spirito natalizio. Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. La Scuola Media di Agropoli ha sponsorizzato e ha aderito a questo bellissimo progetto Babbo Natale Running, che è una bellissima iniziativa, vivacizza la città, vivacizza le festività natalizie. Noi abbiamo aderito per due motivi. Uno, perché è un bellissimo evento originale che è alla prima edizione, due perché i nostri giovani preadolescenti stanno solo seduti e pensano a giocare col telefonino, quindi penso che sia il caso di mettere da parte il telefonino domenica giorno 8 e portare, questo lo dico ai genitori, magari andare insieme ai propri figli a partecipare a questa bellissima corsa colorata di rosso. Io faccio un bocca in lupo a tutti i Babbo Natale che partecipano e vinca il migliore, ma soprattutto l'importante è partecipare e spero tanto che vi divertirete tutti.